Non di solo pane vive l'uomo, specie nei giorni di festa. E lo sanno bene gli utenti delle mense Caritas in tutte le diocesi, che in questo periodo cercano cibo e amicizia. Durante le feste ci sono delle persone per cui le giornate sono normali, altre invece che sentono ancora di più il fatto di essere esclusi da una vita familiare, da una rete. E quindi per quelle persone siamo ancora di più un punto di appoggio, un momento di aggregazione in cui essere meno soli e quindi sentirsi più accettati da qualcuno. Tra un piatto di pasta e un sorriso ci sono storie che si incontrano in questi luoghi di conforto. Le mense della Caritas dipendono totalmente dai volontari per funzionare e i volontari durante le feste sono anche quelle persone che fanno un po' da famiglia, da appoggio, da momento di chiacchiera, di accoglienza per le persone che vengono a mangiare. Molte persone che ti fanno capire che sei tu il loro riferimento a Natale, quindi famiglia è un termine grosso, però molte persone che ti dicono che tu sei l'unica persona che vedrà a Natale e quindi ti fanno gli auguri di Natale. E alla mensa romana di Colle Oppio per il giorno di Natale è previsto un menù arricchito da un dono speciale. Domani, oltre alla tradizionale lasagna, avremo anche i tortellini del Papa, perché il Papa è stato omaggiato di una partita di tortellini da una persona e ha deciso di donarli ai poveri di Roma e specificamente ai poveri della Caritas.